essere presente, quindi però il ritardo è accademico, c'è cioè il quarto d'ora accademico, diciamo così, quindi ci siamo. Allora, stasera è stato scelto un argomento, devo dire, molto interessante, perché anche nella mia biblioteca credo qualche centinaio di volumi sulla storia di Napoli, la storia dei Borbone soprattutto e tutto il resto, però non c'è nulla come riferimento specifico alla storia del diritto durante il regno dei Borboni. Quindi ecco perché questa scelta di Alfonso e degli altri partecipanti che ora vi presenterò è estremamente interessante dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico anche di ricostruzione. Vi dirò anche perché. Io purtroppo non conosco a fondo, perché non ho letto la mail che ho chiesto. Io ho mandato. Ma non l'ho letta, caro Saltarelli, quindi mi dispiace. Vabbè, faremo una breve intervista ai partecipanti. Sono persone, sono... sappia chi sono. Dottor Robardi, sono persone molto umili, loro infatti non si fanno nemmeno mettere i titoli, parlano e basta. Comunque, intanto salutiamo l'autorità istituzionale, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, Tullio Ricciardi, il sindaco nostro che è sempre presente, devo dire, Antimo Lavorgna, sono presenti a questo tavolo Gian Andrea De Antonellis, che è il curatore di questo volume di cui parleremo tra un po', Benedetto Valerio, avvocato del Foro di Cassino. È assente per un motivo molto semplice, ha 40 di febbre. Ah, poverino, gli auguriamo una pronta guarigione. Ieri, 39, 40. L'influenza del posto della pandemia. No, ieri sera mi ha chiamato che aveva la febbre, se la voce, ma oggi non ancora c'aveva la febbre. Claudio Saltarelli, che è presidente dell'associazione della terra di lavoro, alta terra di lavoro, e ci tiene alta terra di lavoro perché noi siamo bassa terra di lavoro. No, voi siete est, siamo ancora questa da est, Nola è bassa. Allora, prima di entrare proprio nell'argomento, io ho avuto la fortuna, voi lo sapete perché ho detto, non ne ho parlato tante volte, di avere quando ero alla Nunziatella un allievo di Benedetto Croce che mi insegnava storia e filosofia. Oggi parliamo di diritto. Io mi sono laureato in giurisprudenza, ma già facevo il giornalista, quindi mi sono laureato con un po' di affanno, come potete immaginare. Ma nello specifico sul diritto del regno borbonico, in realtà non c'è stato in questi anni, io credo, da quello che so, anche leggendo Cesare De Seta e altri autori, post-crociani poi tra l'altro, non c'è stato finora, quindi questa è una chicca che noi stasera abbiamo qui, veramente è una esclusiva, lo dico come giornalista, proprio estremamente importante. È chiaro che io faccio riferimento alla mia cultura personale, ma certamente io non ho letto il volume, poi dopo naturalmente mi propongo di leggerlo attentamente e di studiarlo, però due nomi mi vengono in mente del periodo storico, cioè borbonico, da Carlo III, diciamo così, soprattutto, fino alla caduta del regno del 1860. E questi due nomi sono Gaetano Filangieri e Antonio Genovesi. Pensate che Genovesi è stato il giurista che condizionava addirittura Bernardo Tanucci, se non vado errato, sulle disposizioni di legge da prendere nel regno di Napoli. Tanucci, come voi ricorderete, era questo toscano terribile e molto, molto rigido, cosa strana per i toscani, che sono in genere molto aperti e molto così cordiali. E Tanucci era il tutore di Ferdinando IV, perché Ferdinando, quando Carlo III lasciò il regno di Napoli per il regno di Spagna, per andare a Madrid, questo ragazzo aveva 8 anni, e quindi in realtà il vero re di Napoli ombra è stato Tanucci per tanti anni. Però Tanucci aveva dei consiglieri giuridici estremamente importanti, che uno di questi era Genovesi. E poi c'è un'altra considerazione da fare prima di entrare nell'argomento e di avviare la nostra tavola rotonda.
anzi due considerazioni. La prima è di carattere storico, credo, e poi mi correggeranno gli autori e i nostri ospiti. La seconda invece è un po' polemica, è un po' parecchio polemica, eccetera. Allora, la prima è che certamente il diritto del Regno di Napoli è stato influenzato non soltanto dalle leggi precedenti, ma soprattutto dal periodo murattiano, quindi dal codice napoleonico, è stato sicuramente influenzato nella sua stesura, che non conosco peraltro, perché non se ne è mai parlato, ecco perché è una grande, è una novità, vi ho detto, una specie di esclusiva che c'è questa sera, e mi auguro che la stampa locale ne tenga conto, perché è una cosa estremamente importante. A parte i nomi che vi ho detto, Gaetano Filangieri, Antonio Genovesi, ma io credo che la filosofia, anche dopo Giambattista Vico, la filosofia ha finito con l'influenzare la creazione delle leggi e dei decreti che sono venuti poi dopo. Io credo di non sbagliare, ma vorrei essere smentito se sbaglio. Vi sto parlando veramente così, pensando a voce alta, e mi fermo qui per il momento. Quindi potete immaginare come la cultura francese, da Voltaire, diciamo così, fino a, dopo la rivoluzione francese e poi fino all'Ottocento, abbia influenzato certamente i codici borbonici. L'altra cosa che invece è attualissima, io credo, ed è un polemica, ma è una polemica che finisce qui, perché non ha uno sbocco, diciamo, internazionale. Cioè, io non sono borbonico di quelli nostalgici, eccetera. Quando ero più giovane, in realtà volevo mettere al balcone di Palazzo Massone, oltre alle bandiere nostre, Antico si ricorda, volevo mettere la bandiera bianca con lo stemma dei Borboni. Poi dopo ho detto, ma non facciamo queste cose, dico, lasciamo perdere. Poi Alfonso pure mi ha scoraggiato per questa cosa. Però pensate che, ed è una cosa credo abbastanza importante, nel 1860 i Savoia, con Garibaldi, Cavour e tutto il resto appresso, non hanno mai fatto una dichiarazione diplomatica di guerra al Regno di Napoli. Quindi in realtà, come Putin oggi, con armi differenti, sta facendo con l'Ucraina, o Ucraina, perché qua ormai si pronuncia in tutti e due i modi, eccetera, è stato fatto nel 1860. Cioè noi siamo stati invasi dai Savoia. Cioè, perché dovevano annettersi, certo, c'erano gli ideali del Risorgimento, i Mazzini e tutti gli altri, eccetera, eccetera, ma in realtà la storia racconta, e questo ce lo dice anche Benedetto Croce nella storia del Regno di Napoli e nella storia d'Europa, che è stata scritta dopo, in realtà il Regno di Napoli è stato aggredito, così come oggi Putin aggredisce l'Ucraina, soltanto che ovviamente prima c'erano, scusate la parolaccia, ma è una storia, prima c'erano i cosiddetti cacafuoco, cioè che io ce l'ho nella sala d'ingresso, quei fucili ad avancarica con lo stoppino, si chiamavano così. Oggi purtroppo ci sono le armi nucleari, oltre ai missili e oltre ai droni e tutto il resto, e quindi la situazione è estremamente cambiata. Però voglio dire, chi scrive di queste cose, chi scrive di storia e di quel periodo, in modo particolare dell'Unità d'Italia, credo che debba tener presente, alla luce degli avvenimenti che sono avvenuti in questi ultimi anni, questo aspetto particolare. E mi fermo qui perché non voglio togliere spazio ai nostri. Bravo. Ecco, e la parola naturalmente al sindaco. Ma io mi permetto ai relatori. Onorato di darle il benvenuto a San Lorenzo. Onorato perché conosciamo il suo prestigio culturale e il suo attaccamento all'istituzione del Ministero degli Interni. Grazie e complimenti. Io mi appassiono alle disquisizioni culturali di Luciano Lombardi, perché sono quelle persone che, al di là del ruolo che hanno avuto, hanno avuto la capacità di far tesoro di belle cose, e quanto le espongono col cuore, oltre che con una buona dialettica. Eccellenza, grazie per essere venuto, io colgo l'occasione prima per illustrare il paese, grazie per la visita, il giro che ha fatto.
Grazie a voi. Qua il Presidente del Consiglio ci sta qualche mio amministratore, a me almeno una volta in 30 anni mi hanno votato quasi tutti quanti. E lei ha detto, ma quanto è bello questo paese. Sì, perché 30 anni fa ci ponemmo il problema che fine doveva fare San Lorenzo. O diventava così un luogo catente, come è diventato Apice, mo si sta riprendendo, però stato l'altro giorno era abbandonato a se stesso, quindi la zona residenziale, proprio là, o lo ripigliavamo. E allora noi scegliamo di farlo a pezzetti, quello è a pezzetti fatto. Oggi noi stiamo realizzando il primo finanziamento pure, abbiamo partecipato a un bando PERS, ma è il primo in 30 anni che abbiamo avuto per realizzare qualcosa del senso, le facciate tutte a pezzetti, abbiamo fatto tutto a pezzetti. Ringrazio anche l'ente culturale, Luciano Lombardi, che era proprietario di Prati, no, proprio concessionario di Pazza per Padre Pio, questa piazzetta che aveva avvistato dove si affacciava. Però era in possesso di Pilate, tutta una storia complicata che abbiamo dovuto disbrigare insieme con lui. E così è fatto San Lorenzo. Perché? Che noi, al di là delle fantasie che uno possa dire, istituzionalmente dobbiamo essere convinti che dentro San Lorenzo non potrà mai sorgere un supermercato. Non possa mai sorgere un qualcosa che contrasta contro la norma. Siccome io avevo la particolare competenza per la professione che svolgevo nel settore proprio della sanità, ma anche nel commercio di origine animale, di origine... questo è un paese che morirà, perché senza l'attività muore. Allora, una cosa è abbellirlo, così l'abbiamo abbellito. Io ringrazio sempre lui, che ha avuto bella idea. Lui fatto il preside, quindi si è impossessato delle idee dei professori. Quindi mi ricordo quando fece la piazza che abbiamo visto, Piazza Vantisanti, insomma, con le cose, la correggesti in maniera abile. E quindi oggi è diventato un piccolo gioiello che bisogna riempirlo di vita. Però i tempi, una volta ci ferma il Covid, una volta ci ferma la guerra. Insomma, qua pare che facciamo un passo avanti e due indietro, abbiamo sempre, noi piccoli enti locali, abbiamo sempre qualche disagio in più, mai il percorso ci viene spianato, perché avevamo un percorso turistico molto importante, è vero Teresa, ma poi si ferma per Covid, poi si ferma per la crisi conseguente. Comunque ringrazio Alfonso, l'ente culturale, Luciano, tutti quanti per averci dato questa opportunità di incontrarci in questa sede, una sede prestigiosa dell'ente culturale, ma di Palazzo Massone, che già starci dentro senti il profumo della storia di San Lorenzo. Io qua lo sento, il profumo della storia. E questo è San Lorenzo, e grazie a lei che ci adora. Colgo l'occasione per farle un invito qua breve. Noi forse loro non lo sanno, sappiamo pochi amministratori, noi fra poco dobbiamo individuare, fare una cosa molto, molto, molto particolare. Siccome sono troppi i giovani che in questa comunità sono morti per incidenti stradali, sì. sono troppi, rispetto al numero delle bianche sono troppi, noi individueremo un largo, al largo vittime della strada. Il vescovo già ci ha fatto la preghiera, pianteremo un albero e io sarò onorato se l'inaugurazione di questo luogo sarà fatta da Sua Eccellenza Tolontano. Grazie. Lontano, Carlo Tolontano, io seguo da vecchio giornalista ovviamente, tutti i giorni apro i giornali e vedo e leggo del suo impegno per la città di Benevento, non soltanto, anche per la provincia soprattutto. E quindi noi di questo le siamo molto grati, perché lei rappresenta lo Stato e che certe volte è inadempiente, certe volte non c'è. E lo Stato, io vi ricordo che in un servizio che Pertini volle sapere chi era l'autore, io ero al Quirinale in quel periodo, e poi c'era Ghirelli che era il capo ufficio stampa, e disse dov'è Lombardi, sempre lui incazzoso com'era, cioè, perché io dissi lo Stato è lontano, eravamo in Sicilia. Lo Stato è lontano, di vedere rappresentato qui soltanto dalla divisa di un carabiniere o da una prefettura. Dico, ma lo Stato italiano è veramente lontano da queste regioni. Ecco, invece la sua presenza qui oggi, ma la sua presenza quotidiana che leggo attraverso i giornali, è la testimonianza che questo Stato c'è e lo Stato è presente soprattutto nei problemi quotidiani della vita di ogni giorno,
che non vi enumero per non rattristarvi, perché sono tanti, lieti e non lieti, ma purtroppo sono anche in maggioranza i non lieti, diciamo così. Quindi la ringraziamo veramente per questa sua presenza e questa sua attenzione a questo piccolo borgo della provincia di Benevento. La parola al professor De Antonellis. Mail, ma io non lo vedo, non lo leggo. Diciamo che lei è professore di filosofia del diritto, filosofia del diritto, sì. Però mi occupo soprattutto di storia politica e storia del pensiero politico. E mi trovo abbastanza a casa, perché la parte materna e famiglia è di Benevento. Bene. La famiglia, abito a due passi dal Palazzo Colmenea, che è due passi dal Palazzo del Governo. E adesso vivo a Castellammare di Stabia, per un periodo ho vissuto a Benevento e mi è capitato anche varie volte venire qui a San Lorenzo, quindi da 30 anni a questa parte ho visto i notevoli progressi architettonici e urbanistici che sono stati fatti, e faccio veramente i complimenti, lo dicevo con l'amico Vincenzo D'Amico, che quando c'è l'intelligenza del potere locale di migliorare le nostre zone poi non hanno da invidiare a tanti posti più dell'Umbria, della Francia, tanto bene. Citata Francia. Bene, allora intanto le dico che io ho avuto 30 filosofia del diritto quando ero già inviato speciale, tra le altre cose, però la prego intanto di cominciare il suo intervento. Benissimo. Allora, parlando di questo libro, diciamo che cos'è intanto, perché è importante riproporlo, perché è interessante, è stato già anticipato, perché è l'unica pubblicazione attuale che esista sulla storia del diritto nel Regno di Napoli, diciamo dalle origini ai giorni nostri, no, pardon, ai giorni suoi, ai giorni dell'autore, che scrive nel 1851, però si ferma al 1847. Cioè non esiste una storia del diritto, e particolarmente del diritto pubblico del Regno di Napoli, organica, semplice, alla portata di tutti, che in un testo di 170 pagine riassuma la storia del regno, la storia giuridica del regno, perché noi abbiamo sì la storia di Giannone, che però è una storia civile, perché parla appunto non di guerre, di battaglie e di politica estera, ma delle leggi, soprattutto dello spazio alle leggi del regno, però è in vari volumi. Poi abbiamo tanti studi molto specifici, ma limitati o nel tempo o nel luogo. Ci sono lo studio delle consuetudini di Ariano Irpino, piuttosto che lo studio del diritto pubblico durante il viceregno del Duca di Lemos. Quindi abbiamo dello spazio o geografico o cronologico molto limitato. Una storia ampia, non voglio dire semplice, perché non è poi semplicissima, però che abbracci lo spazio che va dalla fine dell'impero romano al regno borbonico mancava del tutto. E quindi, chiedo scusa, voglio soltanto ricordare che il Duca di Lemos, che ha nominato il conte di Lemos, che era uno dei viceré, oltre il viceré di Toledo e gli altri, c'è stato anche il conte di Lemos, che è stato un viceré importante per la storia di Napoli, perché anche dal punto di vista urbanistico, ma questo ci porterebbe molto lontano e fuori tema. Però per inquadrare il personaggio, ecco, volevo ricordarlo storicamente. Insomma, ecco. Quindi questo testo è importante perché colma una lacuna editoriale, secondo me, insomma, grave, che andava assolutamente colmata. Il testo fa parte di un'opera più ampia, che è sulla storia del diritto, che parla anche del diritto romano, ovviamente invece i testi sul diritto romano, sulla storia del diritto romano ce ne sono tantissimi, perché è uno dei principali esami di giurisprudenza, i primi anni di giurisprudenza, per cui è necessario, cioè, che gli studenti abbiano qualcosa a disposizione.
e Arcieri scrisse anche un testo ampio di analisi del diritto civile di quel momento, però un'opera molto complessa di oltre 600 pagine. Questo è un estratto che va benissimo come opera a sé, però intanto ci fa non solo quindi capire qual è il diritto vigente nel Regno di Napoli dalla fine dell'Impero Romano fino al 1847, ma ci fa anche capire come funzionava il mondo dell'università ai tempi in cui il testo veniva scritto, uno, e due, ci fa comprendere anche come funzionava la legge prima dell'avvento dei codici, del codice napoleonico e dei cosiddetti codici moderni, del periodo di codificazione moderna. Andiamo per punti. Prima, allora, come funzionava l'università allora? È interessante perché allora intanto c'era soltanto l'università a Napoli. Ovviamente non tutti potevano permettersi di mandare un proprio figlio a Napoli a vivere mattina, pomeriggio e sera, spesarlo, eccetera, eccetera, perché seguisse le lezioni e perché poi facesse gli esami. Allora, in vari casi, chi veniva dalla provincia, in questo caso in particolar modo dalle province della regione della Basilicata, si poteva rivolgere a qualche ex professore come Gaetano Arcieri, che aveva in quel di Latronico creato questa scuola, chiamata appunto scuola di Latronico, dove vari giovani della zona, ma anche da vicino a Puglia o Calabria, o dal sud della Campania, si andavano a recare per sentire le lezioni e utilizzare in particolar modo questo testo come un manuale. Allora, se noi leggiamo il manuale, è vero che lo si può leggere, e se lo si legge senza l'angoscia dell'esame lo si legge con piacere, perché è molto interessante e vede lo sviluppo del diritto. Però se lo ci fermiamo un attimo e lo pensiamo come un manuale di storia, di un esame da fare, e allora diventa insomma abbastanza complesso. L'idea di dover non leggere un testo, ma dover imparare, memorizzare nomi, dati, date e dati, fa sì che il testo diventi assai più pesante. E allora ci rendiamo conto come rispetto a un testo di esame dei nostri giorni, la qualità dell'insegnamento e della dottrina richiesta agli allievi dell'Università di Napoli di quasi 200 anni fa era molto superiore a quella attuale. E quindi ci si rende anche conto perché allora riuscire a laurearsi era un titolo che dava grandissimo prestigio. Diciamo che se torniamo indietro di qualche anno, anzi di qualche secolo, Filippo II delle Spagne, noi lo chiameremo Filippo I di Napoli, aveva stabilito che chi si laureava in una particolare università che era quella di Coimbra aveva diritto al titolo di barone solo per sé, non trasmissibile. Se però lui, il figlio e il nipote si laureavano in giurisprudenza alla stessa università, avevano il diritto ad avere permanentemente nella loro famiglia il titolo di barone. Quindi era un titolo, riuscire a laurearsi era qualcosa di veramente importante e che, ripeto, dimostra che la qualità della classe forense del periodo del primo 800 era veramente di alto livello. Professore, mi scusi se la interrompo, ma è un fatto che ci sta anche un po' a cuore, perché un grande nome dell'istituzione del diritto romano della nostra Università di Napoli era Antonio Guarino, che era di Cerreto, era originario, era nato proprio a Cerreto San Vita. Il professor Guarino era terribile. Io stesso l'esame di istituzione di diritto romano l'ho fatto 3 volte. E poi la storia del diritto romano invece era la cattedra che aveva De Martino, l'onorevole socialista. Cioè, io almeno sto parlando degli anni
Dunque, io mi sono laureato negli anni tra il 50 e il 60. Antonio Guerino è stato veramente un lume del diritto, soprattutto delle istituzioni di diritto romano. Insomma, io qualche volta bisogno pure giustiniare, ogni tanto, insomma, proprio perché ancora è come quello che si ricorda gli esami di maturità. Mi scusi se l'ho interrotta, ma era attinente alle cose che appunto lei quindi, stava dicendo. Sicuramente appunto la classe forense, precedentemente la classe dei docenti, era di altissimo livello, rimasti insomma per tanti anni. Quindi dicevamo, serve anche per darci questo spaccato del momento in cui il libro veniva scritto, però soprattutto ci fa comprendere qual era il tipo di diritto che esisteva nel Regno di Napoli. Qui rispondo alla domanda, perché non il diritto del Regno ma nel Regno? Perché sottolinea l'autore in questa maniera che esiste un diritto che nasce dal basso e che si sviluppa, che è proprio della terra e che prescinde dalle varie dinastie che si susseguono. E questo è molto importante perché ci porta a una serie di altre considerazioni. Inizierò citando ad esempio Francisco di Estevecada, che dice: i popoli non sono nazione ma sono tradizioni, non nazioni ma tradizioni. Cosa significa? Che la tradizione che un popolo ha è quella che lo caratterizza, non il fatto che abbia un documento ufficiale con il timbro della prefettura o della questura che attesta che sta in una determinata nazione, ma che è un concetto che nasce dalla Rivoluzione francese in poi. Ma la tradizione, il suo passato, il suo attaccamento alla patria, cioè terra dei padri, è quello che lo caratterizza e caratterizza appunto la popolazione. E un popolo è più caratterizzato dalla tradizione giuridica in particolare, che non ad esempio dai confini cosiddetti naturali. Faccio un velocissimo esempio. Il Regno di Napoli ha un confine che è caratterizzato dal mare, anche se il mare può non essere una barriera ma può essere un ponte. Magari poi spiegherò, farò un esempio più lampante, soprattutto nel passato, paradossalmente che non attualmente. A nord, diceva Ferdinando II di Borbone, il mio regno è circondato per tre quarti dall'acqua salata e per un quarto dall'acqua santa. Come se noi dobbiamo fare tracciare il confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio, di solito si dice, sono il Tronto e il Liri. Però prendiamo il Tronto. Il Tronto ha una città che è Ascoli Piceno, non una città secondaria, che è nello Stato Pontificio, ma che è a sud del Tronto. Quindi logicamente sarebbe dovuta essere inglobata storicamente nel Regno di Napoli, invece no, è sempre stata parte del Regno dello Stato Pontificio, come peraltro Benevento e Pontecorvo, che sono due enclavi che hanno una storia che fa sì che la loro anche tradizione giuridica sia legata allo Stato Pontificio e non al Regno di Napoli. Ora, la grande differenza che c'è tra il diritto tradizionale e il diritto moderno, quello delle codificazioni, in particolar modo quello delle codificazioni moderne, è dato dal fatto che il diritto tradizionale, la legge, parte dal basso e non è imposta dall'alto. E questo è qualcosa che può stupire, se non addirittura sconvolgere, chi è abituato a studiare la storia con una lente deformante che io definisco idola temporis. Qualcuno ricorderà i quattro idoli, idolon, specchi deformanti o lente deformanti, pensiamo un vetro appannato che ci impedisce di vedere, di cui parlava il filosofo Francesco Bacone, e diceva: sono quattro,
che modificano la nostra conoscenza e ci impediscono di arrivare alla percezione della realtà esterna. A questi quattro io aggiungerei quelli di Bacone, a questo tempo, cioè noi pensiamo che il passato possa essere o considerato con le nostre categorie attuali noi uomini del XXI secolo e quindi giudichiamo in base a queste categorie, oppure che il passato sia più o meno unico, simile sia nello spazio che nel tempo, e in realtà la cosa è molto differente. Ora, noi possiamo parlare del Regno di Napoli come un regno, del Regno di Napoli pre-invasioni napoleoniche, come un regno di antico regime. Cos'è l'antico regime? Qualcuno potrebbe pensare, è come la Sierra Regime. No, è qualcosa di molto diverso, non è semplicemente la traduzione in italiano di un termine francese. Il termine francese indica il regno francese pre-rivoluzionario, l'ancien régime, e l'antico regime si intende invece gli altri regni non francesi e non solo pre-rivoluzionari, come quello ispanico e quello napoletano, che per un lungo periodo è stato parte della corona ispanica. Il diritto canonico fino a che punto ha influenzato il diritto del Regno di Napoli? Non molto, ah. Perché sono due diritti che viaggiano su canali diversi. Noi siamo tutti laici qui, non ci sono sacerdoti, quindi noi seguiamo il diritto civile. Il diritto canonico riguarda soltanto i canonici, quindi se non abbiamo problemi con la Chiesa, se non creiamo problemi con la Chiesa, o se non dobbiamo avere rapporti con la Chiesa, nel senso che dobbiamo andarci a sposare e quindi andiamo sotto la, vogliamo sposarci in Chiesa e quindi andiamo sotto la, le regole della Chiesa, il nostro diritto è indipendente. Però se il diritto canonico non influisce sul diritto civile perché è separato, è vero che la religione cattolica invece influisce molto sul diritto, perché essendo noi tutti cattolici, spero, tutti cattolici, allora poiché creiamo noi in antico regime il diritto, cioè il diritto viene dal basso, non viene dall'alto, allora è ovvio che il nostro sarà un diritto che rispetta il diritto naturale cattolico, cristiano e quindi cattolico. Cosa significa che la legge viene dal basso e non dall'alto? Ma allora non è il re che stabilisce la legge. Qui vediamo un po' di copertina, ci sono dei diritti di Ferdinando, dei decreti. E il diritto viene dal basso, lo creiamo noi, o viene dall'alto, lo firma il re? Il re stabilisce la legge la fa il re, ma la fa il re non come suo capriccio, ma dando un carattere definitivo ufficiale a una consuetudine che già esiste. Quindi nasce dal basso perché c'è un uso, l'uso si ripete, diventa consuetudine, dopo anni e anni cui l'uso è diventato consuetudine, il re, il monarca può stabilire che recepire in una legge scritta ufficiale, perché ovviamente l'uso non è scritto, e può cambiare da posto a posto. Proviamo a pensare a tutti, se voi vedete qualche antica carta geografica, troverete magari sotto la dicitura, non ovviamente chilometri, che è una unità moderna e che vale per tutti, tranne che per gli inglesi, ma troverete palmi napoletani o poi sotto palmi romani, perché il palmo a Napoli aveva una misura, a Roma ne aveva un'altra, a Benevento si usava fino a pochi anni fa, fino a pochi decenni fa, l'uso, il tomolo per indicare una unità di misura di un'area, mi sembra più o meno 30x30, e ovviamente lo stesso misura in un'altra zona poteva indicare una quantità maggiore o minore, non aveva in altre parti, addirittura la parola tomolo viene utilizzata come unità
di capienza, non di estensione di territorio. Professore, ricordiamo anche che nei regimi assolutistici il re era quello che faceva le leggi. Non voglio citare Luigi XIV, l'état c'est moi, ma comunque anche in epoca più recente, purtroppo, la storia ci racconta, e lo vediamo ancora tutti i giorni, che nei regimi assolutistici, del nazismo, fascismo, dopo la Repubblica di Weimar, eccetera, purtroppo le leggi le hanno fatte loro, in realtà. Cioè, se non era il re, era il dittatore. Il re, tutto al più, era una specie di fantasma che girava come nello scritto di Oscar Wilde, girava nelle queste camere vuote delle regge e dei castelli, insomma. Sì, sono epoche diverse. Mi dà un, visto che c'è il campionato del calcio, un assist, perché mi permette di utilizzare questo termine. Allora, assolutismo. Se voi pensate all'assolutismo, cosa pensate? È stato detto prima, Luigi XIV sicuramente è l'esempio perfetto di sovrano assoluto. Attenzione alle parole, sovrano e assoluto. Sovrano perché sta al di sopra della legge, perché la fa lui, e quindi se la fa lui vuol dire che sta al di sopra, è più potente, non è sottoposto alla legge. Assoluto perché è sciolto da qualsiasi tipo di responsabilità. Poi vi chiederò di farmi altri esempi di sovrani assoluti. Filippo II di Spagna, Carlo V, imperatore, Carlo I come re di Napoli, Carlo IV come re di Napoli, Carlo I come re di Spagna, inizio del Cinquecento. È un re assoluto? È un sovrano assoluto? L'uomo più potente del mondo, imperatore, re di Spagna, figlio Filippo II, sui cui terreni non tramonta mai il sole, che è re di Napoli, re di Sicilia, re di Sardegna, duca di Milano, signore di Caen. Plus ultra, tolto il non plus ultra l'ha tolto perché signore eccetera eccetera, c'è una lista, mi sembra una trentina, sono i suoi titoli, e non è secondario. Alla fine Rex Hispaniarum, re delle Spagne, non re di Spagna, non si definisce mai re di Spagna, si definisce re delle Spagne. È un re assoluto? È un sovrano assoluto? No. Perché? Perché è sottoposto alla legge, alle leggi del suo paese, anzi alle leggi dei suoi regni, perché quando fa il giuramento in coronazione, giù ne fa uno in Castiglia, uno in Spagna e uno in Aragona, per interposta persona, uno a Napoli, uno in Sicilia, eccetera, eccetera, chiede che tutti lo rispettino, i sudditi lo rispettino ed eseguano la sua volontà, però lui a sua volta si impegna a rispettare le leggi vigenti, non le può cambiare. E le cortes, cioè i parlamenti dei vari regni, fanno un giuramento che ha una formula in cui si dice: noi ti rispettiamo finché tu rispetterai le nostre leggi, noi che siamo meno di te, ma tutti assieme valiamo più di te, ti rispettiamo a patto che tu rispetti le nostre leggi. Cioè siamo svincolati nel momento in cui tu ti metti contro le leggi che sono le leggi passate. Questo è l'antico regime, ben diverso dalla serie regimi in cui il re è lo Stato, sono io faccio la legge, sono sovrano assoluto. È stato fatto un altro esempio, è stato fatto quello del fascismo. Possiamo fare quello citare Stalin, possiamo citare qualcuno adesso. Anche la Spagna di Franco, insomma, non voglio dire, è tutto il panorama del Novecento. Vabbè, poi, arriviamo che 2000, scaturisce arriviamo poi da tutta una serie di, nel 2000, di cose filosofiche. Filosoficamente parlando, adesso cioè, voi avete in mente un nome di un sovrano assoluto? Prendiamo. Ma nel terzo mondo ci sono stati... No, parliamo di Italia. Parliamo in Italia, di Italia. Italia. Uno e due? Ce ne sono due. Qual è l'altro sovrano assoluto? Il Papa. Il Papa. Uno e l'altro? E l'altro... Non voglio...
l'altro dovrebbe essere il popolo, dovrebbe essere il popolo, secondo la nostra Costituzione del 46. L'articolo 1, infatti, l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che l'esercita, attenzione, nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi la Costituzione, perciò ho detto, dovrebbe essere il popolo, però infatti, alle volte purtroppo lo infatti, sono i partiti che sono al governo e che fanno il Parlamento. Le leggi. È il Parlamento sovrano assoluto in Italia, è il Parlamento, perché è sovrano in quanto sta di sopra della legge, perché può fare la legge e quindi può cambiare quello che vuole, ha il diritto di farlo secondo la Costituzione, secondo assoluto, perché secondo l'articolo 67 ogni membro del Parlamento, esatto, rappresentante alla nazione, rappresenta la nazione, cioè non rappresenta niente, rappresenta solo se stesso, perché non può, non vi sto a spiegare perché non può filosoficamente, sì, perché sì, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ora abbiamo, noi pensiamo al sovrano assoluto e non pensiamo che il Parlamento di una democrazia possa essere un sovrano assoluto, invece lo è, per di più senza vincolo di mandato, cioè noi votiamo per un determinato rappresentante che dal momento in cui viene eletto non rappresenta più me, non rappresenta più me, e poi ha il diritto sanzionato costituzionalmente di fare il contrario di quello per cui è stato eletto. Io l'ultima volta che sono andato a votare, molti anni fa, ho votato, votando Benevento, un non dirò chi è, però un ex sindaco di Benevento, è stato vice ministro del lavoro, il quale si è aveva promesso che avrebbe abolito una determinata legge, e alla fine del mandato, dopo non averci minimamente pensato, per guadagnarsi una nuova candidatura, ha votato, è stato uno dei primi firmatari per l'aggravamento delle sanzioni prevista quella determinata legge che si era impegnato a votare. E questo costituzionalmente ha diritto di farlo, quindi è sovrano ed è assoluto per i motivi che vi dice. Io volevo soltanto ricordare ai nostri amici presenti che uno dei grandi autori della nostra Costituzione, quella che qualcuno oggi vuol cambiare, che invece secondo me, io sono vecchio quindi lo posso dire, invece secondo me è un testo eccezionale di libertà e di democrazia, è stato Calamandrei. Calamandrei è stato l'uomo che dirigeva in realtà questo gruppo di giuristi italiani che dopo il referendum, perché proprio in quei giorni di giugno, cioè, ci fu il passaggio dalla monarchia alla democrazia, Calamandrei è stato l'uomo che veramente ha costituito, forse i giovani non lo sanno, se facciamo questo nome, Calamandrei, dice, ma chi è? Eccetera, hai capito? E invece è stato l'uomo che ha scritto queste norme di cui il professore ora ci stava raccontando. Professore, io direi continui ancora, ma avviamoci alla conclusione in modo che diamo spazio al nostro amico, anche perché nemmeno a farla apposta, io non avevo letto bene e qui, ma io avevo chiesto l'influenza del diritto canonico ed ecclesiastico, ci vorrebbe Elio Mazzacane forse qua per istruirci. Però intanto il rapporto fede e cultura mi sembra una cosa estremamente importante, però prosegue e concluda lei. Concludo dicendo, io purtroppo non sono d'accordo con lei, visto che ci stanno riprendendo, sono costretto a dire le mie idee. Ho detto adesso, senza vincolo di mandato è assolutismo. Non ho lo stesso. Senza vincolo di mandato è assolutismo. Esattamente, e questa Costituzione poi ha un'altra perla, che c'è l'articolo 139, che dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. Ora io sinceramente non penso che ci siano l'interesse, ci sia da parte del popolo l'interesse a cambiare attualmente la forma da repubblicana monarchica, anche perché purtroppo va detto, lei Costantiniano. No, io sono un semplice commendatore al merito della Repubblica, tutto qua. Allora, non si offenderà se dico che certi rappresentanti delle case che hanno regnato nel passato sul territorio italiano non sono tali da
diciamo, far sospirare il ritorno alla monarchia, parlo delle case italiane, io peraltro mi rivolgo a un'altra figura ben più alta di quelle che vantano alcuni diritti o interessi ex Rabaudi o ex Borbonici. Però parlandone con, diciamo, facendo una discussione accademica con alcuni amici, in particolar modo con un confratello dell'Ordine di Malta, l'articolo 139 che chiude la Costituzione la prima parte del testo, poi iniziano le norme transitorie, che per essere transitorie hanno avuto molto tempo per transire, ma la caratteristica è che si tratta della più feroce forma di assolutismo, perché non esiste la possibilità. Questi signori che si sono tra il 46 e il 47 hanno stabilito questa norma, l'hanno fatta esattamente come Napoleone fece il codice, poi le chiedo 2 minuti per spiegare come è stato fatto il codice Napoleone, cioè hanno imposto una legge che non prevedeva minimamente la possibilità di essere modificata. Quindi più assolutismo, più dittatura democratica, ma sempre dittatura, è di questa è difficile da trovare, perché non c'è, se noi volessimo scegliere la monarchia, potremmo farlo esclusivamente o in modo violento, ma in modo legale solo attraverso un'altra costituente e basta, che dovrebbe forzare poi peraltro questa norma. Questa norma è stata fatta, dicevo, come il codice Napoleone. Tutte le costituzioni, in realtà, costituzioni moderne, sono fatte alla stessa maniera, cioè sono un'idea che non viene dal basso, non segue una necessità del popolo, che ha degli usi che sono dovuti alle necessità concrete, ma impone una norma che scende dall'alto. In particolar modo Napoleone, nella Francia dell'inizio del XIX secolo, a tavolino fece una norma, un codice che cancellava tutte le norme precedenti e le sostituiva con delle norme che potevano andare bene a Parigi e già non andavano bene a Lione, a Marsiglia o in barba alle consuetudini, cancellando tutte le consuetudini. La stessa cosa viene fatta poi col codice Napoleone, quando viene tradotto in italiano e imposto da Gioacchino Murat nel 1808 nel Regno di Napoli, e poi, cosa pessima, Ferdinando IV, quando diventa Ferdinando I, dopo la restaurazione, dopo il congresso di Vienna, e una restaurazione che in realtà non restaura, non dico niente, ma restaura ben poco, o poco dell'importante, accetta lo stesso codice. Gli cambia il nome, diventa codice per il regno delle due Sicilie, cambia, promulgato per sua maestà Ferdinando I, e l'unica cosa che cambia sono gli articoli relativi al divorzio, che in quanto cattolico espunge. Mi fa piacere che le dica queste cose. Perché ecco perché è importante questo libro, perché capisce i passaggi vari storici. Il fondamentale è questo. Non è influenzato, è il codice. Io non lo sapevo perché non ho letto ancora. Ecco perché è importante questo testo. Però dobbiamo anche dire, non a difesa, non difendo nessuno. Non ho nessuna intenzione di difendere nessuno, ma trasferiamoci per un attimo culturalmente e intellettualmente nel 1946, dopo la guerra, eccetera. Quindi questi giuristi, tra cui De Nicola, credo, faceva parte del gruppo di Calamandrei, immagino sicuramente, c'era Gonella probabilmente, ora non mi ricordo, perché le dico, essendo stato al Quirinale per tanti anni, voglio dire, hanno preso in realtà l'esempio delle norme dei paesi in cui l'assolutismo sembrava fosse stato messo in soffitta.
Oggi certo sono passati dunque quanti anni? No, ma sembra, noi dobbiamo toglierci l'idea che la rivoluzione francese abbia eliminato l'assolutismo. Assolutamente, sì. La rivoluzione francese ha modificato il soggetto, la forma del sovrano assoluto che c'era in Francia e non c'era in Italia, c'era in Francia e non c'era in Spagna, c'era in Francia e non c'era in Germania, cioè il re, quel re monarca assoluto in una monarchia fortemente centralizzata, ha sostituito il soggetto del re e lo ha sostituito con vari altri soggetti che sono il direttorio, il consolato, poi l'impero e poi attualmente il Parlamento. Ora, l'Italia ha fatto la stessa cosa con molti anni di ritardo, cioè il Parlamento italiano è il soggetto assoluto che giacobinicamente potremmo dire impone una legge che non viene dal basso ma viene imposta da questi filosofi, questi filosofi. Poi ci sono filosofi peggiori e filosofi migliori, ma tutte le cose. Se uno ha dei filosofi buoni impongono una legge, ma la cosa principale è quella che è una legge pensata a tavolino e imposta e non è una legge che viene da un uso continuato delle cose. E qui concludo dicendo che tante norme aberranti che vengono proposte attualmente al Parlamento e che rischiano di passare, possono farlo perché esiste questo sistema di sovranità assoluta che non va incontro alle reali esigenze della gente, perché se andasse incontro alle reali esigenze della gente, le leggi dovrebbero riguardare il lavoro, l'economia, i trasporti, il grande distacco economico che esiste tra nord e sud e non certo l'educazione sessuale nelle scuole per i più piccoli, che sinceramente possono essere educati dai genitori e non devono essere indottrinati invece dal... Si è scaldata l'aria. Grazie. Grazie. Che Antonellis ci porterebbe molto lontano, devo dire la verità, perché ci sono dietro di noi questi secoli, questi decenni di storia anche recente, in cui purtroppo dobbiamo riscontrare anche alcune delle verità che De Antonellis ci ha detto tra le righe e tra virgolette, insomma, ma comunque ce le ha dette con grande coraggio intellettuale, devo dire, perché ci sono delle norme che effettivamente contrastano con quello che è il concetto proprio di libertà che ci è stato insegnato dai tedeschi, dall'Europa, dalla storia del nostro paese, come dicevo prima, da Federico II in poi soprattutto, ma anche prima col diritto romano e tutto il resto. Quindi non voglio dilungarmi, però abbiamo parlato di questo rapporto prima tra diritto canonico e legislazione, diciamo così. Invece ora parliamo di fede e cultura, quindi, cioè nel senso che io credo che la nostra cultura italiana in modo particolare non sia indenne dall'influenza del Vaticano, dall'influenza della fede cattolica e non protestante come nei paesi nordici dell'Europa. Credo di non sbagliare, ma se sbaglio me lo dica, perché non mi innamoro mai delle idee, quindi... Sì. Intanto buonasera a tutti, io sono questo qui, Fernando Di Mieri, e grazie al dottor Lombardi, grazie a tutti gli altri insomma, che sono con me qui in questo momento e a chi soprattutto, cito lui per tutti, Alfonso Gualino che è un po' quello che ha organizzato le cose. Per venire alla questione influenza del Vaticano, eccetera. Ma più che del Vaticano, della cultura cattolica, ecco. Allora, si dice, ecco, in termini costituzionali... Siamo per il Vaticano che sì, è una struttura, è uno Stato, quindi... Cioè, si dice abitualmente che la Costituzione italiana è il portato di tre grandi culture e quindi è il contemperamento di tre grandi culture. Questo è quello che si dice naturalmente. Vale a dire, la cultura lato sensu cattolica, la cultura lato sensu laica... E naturalmente la cultura, quella diciamo social comunista, insomma, quella portata da certi partigiani, voglio dire, quelli Martini. Sì, Bertini, Togliatti, eccetera, eccetera. Quindi si dice abitualmente questo. La Costituzione
a un certo si era ovviamente in quei due anni, no? Tra il 46 e 47, sì, perché poi il primo gennaio del 48 entra in vigore. E l'assemblea costituente a un certo punto si trova a dover votare quel benedetto articolo 7, quindi sta nel cappello di testa, no? Ed è l'articolo che recepisce i patti del Laterano. Vi ricordo, scusate, che i patti lateranensi sono stati la prima versione, era il 1929, nel periodo proprio fascista con Mussolini e il cardinale Gasparri, e furono firmati appunto a Roma, poi sono stati revisionati e rivisti da Bettino Craxi in periodi molto più recenti. Certo. Era solo un riferimento per assolutamente. Quei patti comportavano una serie di cose, quindi sicuramente si poteva dire che c'era una influenza. Ricordiamoci che la parte laica soprattutto si oppose ferocemente ad inserire quell'articolo lì, in base ad una motivazione che poteva avere anche da un certo punto di vista una sua logica, da altri punti di vista sicuramente no. Ad esempio, la motivazione qual era? Il Vaticano è appunto uno Stato, e quindi noi abbiamo tanti trattati con la Francia, con la, che ne so, in giro per il mondo, no? Perché questo particolare trattato, che poi sono i patti del Laterano, li dobbiamo mettere in Costituzione e soprattutto poi nel cappello di testa, i primi 12 articoli, perché questo è il settimo, ovviamente. Da questo punto di vista non faceva una grinza il ragionamento. Da un altro punto di vista invece faceva parecchie grinze, perché la Chiesa Cattolica, è vero che il Vaticano in quanto tale è una struttura giuridica, uno Stato sovrano, eccetera, eccetera, però è anche vero che è lo Stato il quale, come dire, irradia su un piano proprio, come dire, ecco, disciplinare, normativo, eccetera, eccetera, e sul piano della testimonianza, della missione, così via, irradia la religione cattolica, che era, soprattutto allora, perché non dobbiamo considerare le cose come stanno adesso, ma allora invece la religione cattolica era quello che univa il popolo, al di là di rare eccezioni che ovviamente c'erano, per carità. Non è un caso che Togliatti lo vota il settimo articolo, è perché se non avesse votato quel settimo, l'articolo 7, ovviamente avrebbe perso il contatto con le masse. Vogliamo ricordare è chiaro, il testo, no? Di questo articolo 7 anche per i nostri... Si tratta semplicemente di un articolo il quale dice che sì, lo Stato italiano recepisce il sistema pattizio, quello del Laterano dell'11 febbraio del 29. Naturalmente poi aggiunge una cosa, che nel caso di ulteriori modifiche, appunto, giustamente il dottor Lombardi faceva riferimento al nuovo concordato Craxi, nel caso di modifiche non c'era bisogno di modifiche costituzionali. Quindi si recepisce tutto quello. Togliatti vota perché vuole mantenere il contatto con le masse, naturalmente. E allora, questo è il punto, allora il sentire comune della gente, tanto del democristiano, che allora era insomma un buon conservatore, tanto di chi votava a sinistra, come sentire comune, era lo stesso. Ecco perché poi tra l'altro Togliatti ha dovuto votarlo, perché sennò avrebbe perso quel contatto. E allora è chiaro che il Vaticano ha sicuramente influenzato, questo, basta soltanto questo articolo per dire. Però il tempo si è incaricato di svuotare, diminuire, la portata della presenza vaticana, di diminuirla fino al punto che attualmente mi sembra proprio ridotta al lumicino, in tutta onestà, perché uno Stato che, parliamo del 78, in una legge che è la 194,
che riguarda la vita, però poi all'articolo 3, se ricordo bene, contempla la possibilità dell'aborto, è evidente, con certi limiti naturalmente, è evidente che come dire, non è stata una, come dire, una influenza vaticana questa qui, anzi il Vaticano, tra l'altro allora, ecco, la legge del 78, Papa Giovanni Paolo II sale al soglio pontificio nello stesso anno, il referendum abrogativo, che tentò l'abrogazione, viene celebrato 3 anni dopo, quindi nell'81, e venne celebrato proprio perché Giovanni Paolo II, avendo quella mentalità insomma polacca, no, di lotta, impone al vescovado, alla CEI, ai vescovi italiani, di fare tutto il possibile per togliere di mezzo quella cosa. Il popolo si è espresso diversamente, per cui quella legge non ha mai cessato i suoi effetti, insomma. Se andiamo avanti, ecco perché diminuisce progressivamente. Ancora oggi, certo, c'è qualcosa, sì, naturalmente, ma sono scampoli oramai. Se andiamo avanti, roba fresca, proprio, la 217 del di novembre del 17, era, chiedo scusa, mi sono confuso, 219 del 17, che è la legge che riguarda le DAT, no? Le disposizioni anticipate del testamento biologico. Ecco, quella lì, per esempio, è una legge che è, come dire, sconvolgente sul piano proprio dei principi. Sul piano proprio dei principi, perché quantomeno in precedenza e vige tuttora, anche se per esempio i sistemi sanitari che sono dislocati su base regionale cercano delle vie di aggiramento, pensiamo a Lazio e Toscana, che ti fanno i concorsi per ginecologi abortisti. Personalmente ritengo la cosa una violazione palese della Costituzione. No? Il Consiglio di Stato è stato a guardare. Io no. Allora, e quindi si cercano delle manovre di aggiramento per quanto riguarda quella cosa lì. Nel caso invece della legge sulle disposizioni sul testamento biologico, diciamo in breve, e lì addirittura non è prevista l'obiezione. Quindi vediamo che ci sono dei passi, io sto scegliendo delle leggi che segnalano dei passi sempre più marcati verso il laicismo spinto, no? Per cui non solo questo, l'altra cosa pericolosa ovviamente è considerare trattamento sanitario anche l'alimentazione e l'idratazione, cosa che per noi ovviamente è concepibile, tradizionalmente concepibile, semplicemente perché se vediamo un poveretto per la strada che dice, senti, io non ce la faccio più, dammi un bicchiere d'acqua, e non è che gli diciamo, senti, mo ti faccio un trattamento sanitario, no, ti do il bicchiere d'acqua, perché è il minimo vitale, voglio dire, no? Ecco, allora, sì, c'è ancora qualcosa, per carità, ma oramai siamo agli scampoli. La questione a cui il professor De Antonellis faceva riferimento, che è la questione gender, ovviamente qui siamo tutti d'accordo e non è quella la cosa, nella tutela della dignità di chi ha orientamenti sessuali diversi, eccetera. Questo, voglio dire, va da sé. Lì è in questione un'altra cosa invece, perché lì non si parla di un inasprimento di leggi, oppure che so io, della ricerca di una maggiore effettività, no? Delle leggi già esistenti, con i principi già esistenti. No, qui si cerca di andare oltre, si cerca di fare dei passaggi ulteriori, e questo è un altro segno che mostra come la presenza cattolica, in tutta onestà, sia sempre più ridotta. Adesso sicuramente ci sono, per carità. Lei dice più ridotta, io no, non sono d'accordo. Nel senso che è proprio sparita. Ma non c'è il minimo dubbio. Ecco, perciò io ho un linguaggio, diciamo così, un po' più prudente, però la sostanza è quella. Perfetto. Ecco. Grazie. Di che, assolutamente. Se lei mi consente,
un'ultima riflessione. Sì, un'ultima riflessione proprio sul progetto che è questo di fede e culture, insomma. Complice il buon Saltarelli che sta filmando tutto naturalmente, con Alfonso Guarino, insomma, complimenti a San Lorenzello, a tutti voi per avere un organizzatore di questo livello. Abbiamo pensato di portare avanti proprio questo progetto, le cui articolazioni poi comunicheremo di volta in volta, magari in un canale YouTube, presentazione progetti, eccetera, eccetera. Ma perché questo? No? Io nello specifico, sarò brevissimo, due minuti. Nello specifico mi occupo di rapporti tra scienza e fede, proprio. Perché questo? Perché al di là di quello che i laicisti estremi, che qua, quando si dice l'Italia è un paese laico, soprattutto dopo naturalmente il concordato Craxi, allora l'atteggiamento nei confronti dell'insegnamento della religione nella scuola è rivelatore. Non c'è più l'insegnamento dal quale si chiede l'esonero, ma c'è un insegnamento del quale ci si chiede di potersi avvalere di questo insegnamento. Quindi è capovolta letteralmente la prospettiva, e quello già è un fatto importante. Però il laicismo estremo, che so, penso a personaggi come Flores Darkais, no? Quello più conosciuto da tutti perché è il più agguerrito di tutti, il direttore di Micromega, questa rivista che sì, fa tanto opinione, insomma. Lui lo dice chiaramente, cito quasi alla lettera, il cattolico, in quanto cattolico, non ha diritto di parola in una società democratica. È quasi alla lettera, quindi il cattolico, in quanto cattolico, non può parlare in democrazia. Ecco, questa versione delle cose non ci trova d'accordo, perché riteniamo invece che la fede, il mondo della religione, eccetera, possa essere stimolo anche di una società laica. Possa essere l'humus possa essere lieto. D'altra parte non ci scordiamo ancora di una cosa, si parlava, ma stavolta veramente mi sto zitto poi, si parlava di persona, eccetera, eccetera. Il concetto di persona è un concetto tradizionale della, che per quante anticipazioni pagane possa aver avuto, per esempio, che sei nell'area stoica, è un concetto innanzitutto cristiano. La definizione più celebre di persona, quella boeziana, no? Persona est rationalis natura, individua sub substantia, si trova in un'opera teologica che è Liber contra Ethicam et Nestorium, voglio dire. Allora tutto questo che cosa porta? Che cosa porta? Che se questa nozione di persona viene declinata in una maniera che non è quella della retta ragione, poi assistiamo a quello a cui stiamo assistendo, dove ognuno di noi praticamente, come dire, deve stare molto bene attento, perché corre il rischio di trovarsi privato addirittura della vita, no? Tanto per dirne una, perché qua si sa bene tutto quello che si sta giocando a favore di forme sempre più spinte di eutanasia. E l'Italia, attenzione, pedofilia, e l'Italia, attenzione, con maggiore prudenza, perché c'è il Vaticano e perché c'è una nostra tradizione, ma qualche passettino in certe direzioni lo sta muovendo pure l'Italia. Io a questo punto sto zitto e ti do scusa per... Non è questa la sede per dire che cosa ha rappresentato la Chiesa Cattolica nei secoli della nostra storia. Non ci dimentichiamo l'Inquisizione, non ci dimentichiamo tutte le altre vicende, tutte le altre cose che sono avvenute all'interno della Chiesa Cattolica. Oggi pare che queste cose siano tutte dimenticate.
Però non possiamo dimenticare il periodo di Borgia, il periodo degli Sforza, eccetera. Che cos'era quello? Quindi è inutile andare così, andremo veramente troppo lontano, finiamo domani mattina all'alba. Possiamo fare un altro convegno sull'Inquisizione, se Alfonso vuole. Perché merita un appartamento. No, si può fare un altro convegno sull'Inquisizione. Io direi invece una cosa che da giurista vorrei chiedere per concludere, poi diamo la parola al prefetto. Eccetera. Cioè, io sono dell'avviso, avendo studiato legge, sia pure molto male perché già facevo il giornalista, come le dicevo, eccetera. Però voglio dire, nessuna legge è perfetta, ogni legge viene in realtà aggiornata a seconda di quello che il paese in cui la legge viene, nasce, in cui nasce, il paese in cui il paese chiede, ma le nostre leggi non sono perfette, come non sono perfette quelle spagnole, come non sono perfette quelle francesi. Si cerca ogni volta di perfezionarle, addirittura delle volte per perfezionarle si peggiorano, se non vado errato. Ecco, i nostri professori, io avevo a Bamonte come diritto pubblico, diritto costituzionale, che mi diceva queste cose, eccetera. E oggi purtroppo è così, dobbiamo attenerci, è la stessa Costituzione, come diceva De Antonellis, in alcuni punti, pur essendo, come dicevo prima, quindi non è che mi contraddico, ma pur essendo un testo di grandissimo valore giuridico e di diritto, pur essendo così, però è nato in un momento particolare politico, sociale e economico del nostro paese, cioè l'immediato dopoguerra e dopo tutta la tragedia che c'è stata nell'ultima guerra. E quindi alcune norme e alcuni articoli di questa, della nostra Costituzione, con tutto il rispetto per Calamandrei e con tutta della memoria storica di quel periodo, alcune norme andrebbero rivedute secondo le esigenze sociali della nostra gente e del nostro popolo. Io, questa è l'ultima riflessione che vorrei che De Antonellis potesse commentare brevemente, e diamo la parola al prefetto. Sì, la grande differenza esistente tra il diritto tradizionale e il diritto moderno è che il diritto tradizionale viene dal basso e il diritto moderno viene imposto dall'alto. Detto questo, nessuno è perfetto, la perfezione non è di questo mondo, quindi tutto può essere migliorato. Il mondo della tradizione ripeto una frase di Gustav Mahler, non adora le ceneri ma trasmette il fuoco, cioè prende il meglio del passato e lo depura e cerca di migliorarlo. La tecnica, questo è molto chiaro se noi pensiamo a come si è sviluppata la bicicletta, non c'è il tempo per raccontarlo qui, se magari lo racconto a microfoni spenti, però è espressione chiara di come funziona la buona tecnica, migliorando sempre il prodotto. Il problema è che se il prodotto viene dal basso, segue le esigenze del popolo che lo vive, si ha un miglioramento. Se viene imposto all'alto da un'elite. Sì, per seguire certe, non idee ma ideologie, per cui si vuole creare, si vuole modificare l'uomo, si vuole modificare la mentalità, è più facile che si prosegua nella via verso il peggioramento che non verso il miglioramento. Grazie. Caro signor Presidente, torno verso la nostra piccola comunità e verso le iniziative che Alfonso Guarini, la scuola Cantorum intitolata a Don Nicola, che è stato tra l'altro, io vengo da Cerreto, dove è stato presentato il libro di questo medico cerretese sulla storia di Cerreto, quindi un atto di coraggio dopo delle storie monumentali come quella di Vincenzo Mazzacane, di Piscitelli e dello stesso Don Nicola Vigliotti che ha scritto di Cerreto. Sono delle piccole comunità che hanno bisogno, come dicevo prima, di toccare lo Stato, di vedere lo Stato presente. Ecco perché io citavo quella frase che Pertini mi chiamò nella cosa. Io in quel periodo ero il vice direttore di Zavoli e siccome c'era dell'attrito tra Zavoli e Pertini, perché Zavoli aveva fatto la storia del fascismo in televisione, però lui faceva accendere la telecamera e il registratore e poi dopo tagliava eccetera eccetera, se non che aveva dato 20 minuti a Nenni
è 8 minuti a Pertini. Quindi Pertini ce l'aveva con Zauri, non dico. Allora Ghirelli disse, perché Pertini mi faceva i complimenti per questa frase che io avevo detto alla radio, gli dice, ma lui è un uomo di Zauri. Sì, ma lui è bravo, Zauri no, disse Pertini. Ecco, questo è un periodo storico che ecco, va preso e studiato, e secondo me, come diceva Benedetto Croce, non bastano 50 anni per giudicare un periodo come quello che c'è stato dopo il fascismo. E però oggi lo Stato, devo dire, in molte occasioni è presente anche con le articolazioni nuove che ci sono state. Prima non c'era la protezione civile, c'erano tante cose, quindi le dico, le siamo grati per questa attenzione che la Prefettura di Benevento dà a queste nostre zone, a questi nostri piccoli centri. Prego. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per l'invito, grazie al Cavaliere Guarino per aver organizzato, professor Antonellis, al professor Di Neri, che io prendo, al sindaco, a tutti voi che mi avete accolto. E l'onore è mio, è la seconda volta che vengo qui a San Lorenzello, e più di un anno fa, nel novembre del 2021, abbiamo, il Cavaliere Guarino ha organizzato quel bellissimo convegno. È una comunità molto laboriosa, e io poi sono appassionato un po' di storia, quindi è una località che ha una grande storia, non solo legata alla ceramica, alla maionica, ma anche al diritto. Ha citato il professor Guarino, su cui testi anche io ho studiato. E questo libro, che è un libro che storico, diciamo, non ho letto sinceramente, perché ho tormentato il Cavaliere Guarino e poi mi ha mandato l'introduzione, il primo capitolo, che ho letto con vero piacere. Questa sera, sfogliando l'indice, ho avuto modo di constatare che va oltre quello che avevo immaginato, come l'autore ha giustamente ben spiegato, curatore ha ben spiegato, perché si parla anche di altre cose, quindi è uno spaccato anche di quella che era la storia storica e sociale del Regno di Napoli. Mi ha subito incuriosito il titolo quando il Cavaliere Guarino mi ha contattato, perché storia e diritto nel Regno di Napoli. Poi, pur non avendo letto tutto, ho capito un po' lo spirito del anziché del, quindi perché ci siamo caduti tutti. Però è anche un motivo di stimolo. Apre tutto un mondo. Come ha giustamente evidenziato lei, è un testo che veniva in uso nell'università, quindi nelle scuole, però dà uno spaccato non solo giuridico, ma anche della società e dell'economia del tempo. E quindi uno spaccato di storia. Io, essendo appassionato un po' di storia, ho consultato, che non ho letto integralmente, siamo Pietro Colletta, il cannone, qualcosa di Sumonte. E poi, mentre lei parlava, dottore, gli stimoli, dico, però non posso intervenire, quindi era più, forse mi sarebbe piaciuto più il dibattito di intervento diretto. Lei ha detto alcune cose, per esempio, no, parlando del regno borbonico, delle due Sicilie, cosiddetto, denominato da ultimo, l'invasione. Per esempio, c'è un autore della mia regione di origine, il Coppazzuccheri di Città Sant'Angelo, che ha scritto un bel libro sull'invasione francese degli Abruzzi. Quindi la definì subito invasione già dall'epoca del 1799. È interessante poi, come il curatore ha evidenziato, il fatto che il diritto nel Regno di Napoli sia un diritto, appunto, che la domanda emanata da un sovrano o diciamo dal basso, un diritto che nasce dal basso, cioè quindi dalla consuetudine, quei codici che poi nel tempo sono stati diciamo messi a punto, sono dei codici meramente compilativi alla fine, non sono normativi, e questa è una cosa molto importante. E poi andiamo alla domanda che le ha fatto da ultimo al professore riguardo alla legge, se la legge moderna sia in effetti ai tempi moderni, nell'andare a migliorare spesso non riusciamo a migliorare, ma diciamo miglioriamo solo parzialmente, per non dire che peggioriamo. Questo perché? Perché in effetti un diritto consuetudinario, che viene dal basso, quindi dalle esigenze della collettività, è un contatto più diretto con la realtà. Oggi, come giustamente è stato evidenziato dal professore, si viene eletti, però poi non c'è il vincolo di mandato, perché c'è la libertà che è dal parlamentare garantita di espressione e di pensiero.
Questa libertà di espressione di pensiero però spesso non è collegata con la realtà del popolo, quindi si perde spesso, come lei ha visto perché lei ha frequentato per lavoro, il contatto con il popolo, che sì. È il popolo sovrano spesso, perché, e quindi questa perdita di contatto con la vita reale, che si vive in altra maniera, non spesso a contatto, ci porta poi a non capire, parlo spesso, la realtà che ci circonda. E adesso non è un commento ai nostri parlamentari, ma un commento anche alla nostra funzione, anche i dirigenti dello Stato, quindi per la professione che io svolgo, è necessario che svolgano, che abbiano questo contatto. Per cui lei mi ha ringraziato di una cosa che in realtà dovrebbe essere un elemento fondamentale del nostro lavoro, cioè il contatto con la realtà per noi provinciale. È una cosa molto importante. Io personalmente provengo da una tradizione, da una esperienza che non è quella nella quale lavoro, vengo dal mondo del privato e mi sono trovato, prima di entrare in amministrazione, dall'altra parte. Per cui ero uno di quelli che, quando fu mandato in prima sede a Nord, dove i dirigenti a quel tempo erano tutti molto del Sud Italia, perché lì si andava in fabbrica perché si guadagnava di più, mi rimproveravano spesso perché io, quando qualcosa si poteva sbrigare, la sbrigavo e non amavo dire utilizzare ripassi. Quindi una cosa, se si poteva fare, secondo me si doveva fare subito. Mi ha fatto ricordare, uno dei miei incarichi fu la rivolta di Reggio Calabria. Appena arrivai a Reggio Calabria c'era una targa, una specie di Corrado Alvaro, il grande scrittore che poi è stato anche direttore del Mattino a Napoli. Sta scritto: il calabrese vuole essere parlato, che non è italiano in realtà, però, ma vuol dire quello che stava dicendo proprio lei, cioè questo contatto quasi fisico nei confronti delle piccole comunità che si sentono ai margini, e emarginate evidentemente da quello che può essere lo sviluppo o anche la depressione, diciamo così, di alcune zone del nostro paese. Scusi, cercare se di bene, mi ha fatto ricordare questa cosa di Corrado Alvaro. Il nostro lavoro per cercare di svolgerlo bene è essenziale mantenere il contatto con la realtà sociale, con la realtà economica e produttiva, perché solo così, in un sistema multilivello come il nostro, si può cercare di fare un lavoro utilizzando un termine che a me piace, moderno, che non è che tutto quello che è moderno, io sono appassionato di storia, non sia valido, sinergico, perché solo in questa maniera si riesce a fare sinergia, o meglio, utilizzando un termine ancora più moderno, rete. Grazie. Chiusura aspetta al cavaliere. Io mi voglio solo limitare ai ringraziamenti, perché è stato d'alto livello il convegno. Non c'è molto altro da aggiungere, se non dire grazie appunto al professore De Antonellis per aver accettato il nostro invito ad essere qui con noi questa sera e ad illustrarci questo volume, che ovviamente leggeremo con attenzione, perché la nostra associazione da tempo, che anche per il passato già ha svolto questo tipo di incontro, e vuole continuare, perché come si diceva, la storia la scrivono i vincitori, quindi molte cose che sono successe in quel periodo dell'Unità d'Italia o dell'invasione, così come è stata definita, tante cose a scuola non si insegnano, e quindi noi vorremmo e dell'invasione francese, vorremmo del 99, vorremmo colmare questo vuoto che c'è attraverso questi incontri, anche per più specifici per quanto riguarda questo periodo, e quindi grazie al professore De Antonellis per aver accettato questo nostro invito. Mentre con il professore Di Mieri abbiamo raggiunto un accordo per iniziare un vero e proprio percorso formativo su fede e culture. La nostra associazione è contro il laicismo estremo, anzi è nata per combattere il laicismo estremo, perché il nostro statuto prevede precisamente che nasce e si rifà agli insegnamenti della Chiesa, e quindi tra i vari punti, tra gli scopi sociali dell'associazione, viene fuori proprio questo essere vicini
agli argomenti che si riferiscono soprattutto alla fede, che come dice Renato Zero in un suo bel testo, la fede non è un imbroglio. E quindi ecco perché noi ci sentiamo legati a questi argomenti. Quindi inizieremo con il professore Di Mieri un vero e proprio percorso di alta formazione, rivolgendoci anche ai docenti per portare nelle scuole questo nostro messaggio. Quindi di qui a poco stileremo un vero e proprio progetto che ci è voluto che, per incontrare che inizieremo giugno. Dovevamo incontrarci già da tempo, ma tra Covid e problematiche varie, quindi adesso finalmente daremo vita a questa iniziativa, che peraltro noi su questi temi ci siamo confrontati spesso e ci confronteremo anche prossimamente, perché il 21 gennaio verrà qui il nostro vescovo Mazzafaro proprio per parlare di fede e cultura. Poi il 28 gennaio parleremo, nella nostra associazione c'è una sezione specifica che si occupa di teatro sacro e c'è qui la nostra regista, e parleremo di teatro sacro come bene immateriale dell'umanità. Così come il 16 febbraio, questa è una notizia di qualche giorno fa, avremo l'onore di ospitare il Vescovo di Lourdes e quindi parleremo anche del messaggio mariano, che è un messaggio attualissimo in questi tempi di guerre, in questi tempi di grave crisi sociale. Quindi il 16 febbraio avremo ospite qui il Vescovo di Lourdes. E che la Marona ci accompagna tutto qua. E quindi poi consentitemi di ringraziare non per ultimo il nostro prefetto. Io sapevo che della sua passione per la storia, perché ne parlammo già l'anno scorso quando ci incontrammo al convegno dell'anno scorso, quindi l'anno scorso mi ha fatto parlare di diritto. Esatto. E quindi ero certo che lui accettasse l'invito su questo tema, perché era un tema a lui molto caro, insomma. Quindi ci incontreremo anche per altre cose, tra l'altro poi anzi lo ringraziamo ancora di più, perché questo è un periodo dove gli uffici della prefettura sono molto impegnati, soprattutto nelle chiusure contabili di fine anno, quindi non ne parliamo, quindi trovare il tempo anche di dedicarsi a queste cose. Mi ha fatto un piacere, perché non solo la materia mi appassiona, ma vengo con piacere a San Lorenzello della vostra comunità. E quindi arrivederci alle prossime iniziative. Bene, buon Natale, buon auguri a tutti.